vediamo se ti piace quest'argomento quale facciamo italiani contro inglesi in quegli anni lì nei tuoi anni parti da dove vuoi come erano i rapporti italiani inglesi per un pilota che non parlava inglese perché tu io fine poi faccio, eh. io, allora premesso che io mi sono auto da solo perché credimi avrei potuto diventare non dico il braccio destro di Bernie Eccleston perché potei partire dall'inizio quando lui aiutava Rina a cambiare le gomme nelle gare in salita a Bozzano Mendola piuttosto che a Tretto Bondone e aiutava anche me a farti capire che differenza poi di carriera. Perché io purtroppo, ma io sono stato l'artefice del mio errore di non voler assolutamente imparare l'inglese mentre se avessi saputo l'inglese ancora oggi, perché credete quando io poi ho chiuso relativamente con le corse, cioè a livello super professionale, mi hanno fatto delle offerte e, e fantastiche per andare a collaborare nei team, ma non solo italiani, anche stranieri, ma ahimè, non so, sai, un conto le quattro parole che io so. Come dopo domani, che io parto dagli Stati Uniti e fa una gara per non perdermi, è conto sapere. Eh, eh, di andare a certi livelli per di imbastire la barca. È venuto rapporti, di un moda un che un, un ex pilota intervistava nelle, a fine gara dei Gran Premi i piloti vincenti, cioè sul podio. A me mi hanno offerto questo già 15 anni fa, ma non sapendo l'inglese, come faccio? Eh sì. cioè, un, conto Saperlo in inglese è vero. Da un lato, per fortuna, perché non ti hanno sì. portato via noi, che siamo è piccolini bravo. a noi ci vai bene come parla. Ci hanno provato <ride> con, una, con la safety car che gliel'ho piantata, insabbiata. Non lo sapevo a, quando. in parabolica. Sono stato uno dei primi a guidare la, la safety car. Sei allora. riuscito a uscire tu con la, con la safety car? Sì, perché? Eh, C'ha riwai, perché era uscito una eh, casina, credo, su una minardi in parabolica, in frenata e si dava per. E allora siamo partiti, perché il, io ero in macchina, vestito di tutto punto, con la radio, che per me non serviva niente, Non capivi no. cosa diceva. No? Allora è venuto Charlie con me. Quando siamo arrivati in parabolica, mi ha detto, go, go, four wheel driver, cioè abbiamo quattro lotti motrici, c'era la sabbia allora. Siamo entrati, siamo fondati finalmente. No. Tanto io che ho avuto il trattore per tirarci fuori in Mondovisione. Chissà la gente che, le sue la sulle tribune cosa diceva. Ma è stata una scena: questa scena è equivale alla scena della mia macchina Formula 1 appesa alla, alla gru in Mondovisione con satellite, nella prima dell'Argentina del 79 che dove c'era solo pubblicità delle, delle, delle varesine, delle, delle casse da morto e così via. Dai, sì, stato, le pompe funebri bellissime È stato favoloso. E per cui vedi, ma perché? Tutto perché io non so l'inglese. Perché se avessi voluto imparare una lingua, io ho fatto cinque anni prima con Carlo Abart, in Abart, se avessi avuto la forza, la voglia, di imparare una parola ogni due settimane di tedesco, saprei il tedesco, invece... Io dove andavo? Facevo imparare l'italiano. Imponevi no, la legge so del, stato, del merzario. Sono stato alla BRM. Ho imparato tutto l'italiano alla Williams. Eh, eh, tutti alla March, compreso Max Mosley e Robin Lert, eh, parlavano in milanese, capito? Lì poi sono stato anche fortunato perché poi è arrivato Vittorio in March, parlava Monzese o parlavo italiano però detto questo, come erano i rapporti tra italiani e inglesi? E perché ci, adesso, ci si vedeva, grazie anche come alla si Ferrari, dice. Come no? si suol dire, ci si vedeva col fumo negli occhi. Ah, per cui non, non ci si piaceva neanche no, allora. Assolutamente, assolutamente. Anzi, ti dirò di più, un italiano, quei pochi italiani, che riuscirono a sbarcare in un team inglese, veniva visto un po' in cagnesco. E chi era l'inglese che... più bastardo con gli italiani? E chi era l'italiano più bastardo con gli inglesi? Gli inglesi sono tutti bastardi, gli italiani, figurati, in controposizione si adeguavano, per cui chi c'è frega.. poi La Tyrell tipo Tyrell. No, è... Quello proprio era. era... Perché io non ho mai guidato una Tyrell? Proprio perché eh, quando io venivo via da Ferrari mi offrirono il primo Ceman, la Lotus, che io non accettai perché, perché io la reputavo una macchina super performante ma era anche super a rischio diciamo così purtroppo infatti eh, parlano eh? parlano infatti c'è andò jack X e, e Tirel ebbe un colloquio con me ma guarda era peggio del mio preside delle scuole medie per cui niente, niente. lui esatto. eh, chapman invece era un signore un signore L'inglese fu fuori dalle righe che era proprio eh, Gramil, Gramil era una roba, una sagoma, come nel resto, nell'automobilismo, ma credo prima nel motociclismo. Mike Haywood era un vero signore, era un vero sì, capito? Okay. mentre Che altri Berni? No, Bernie era, posso esprimermi, era eh, sì. figlio di Puntini. Puntini. Però che tipo di rapporto Beh, aveva con gli italiani? Però lui. Lui guardava solo il Dio danaro, gli okay, aveva l'interesse business italiano, tedesco, giapponese, dalla luna non frega niente. Purché il cerchio si chiudesse e gli interessi suoi erano come lui se li aveva prefissi, altrimenti proprio non ti cagava nemmeno. Non ti non ti, merito, non ti menzionava. Era trasparente. Guarda, e io ti posso citare mille esempi. Ogni tanto che mi prendeva sotto braccio e, mi facevo, e camminavo con lui ancora. Due anni fa a Goodwood, che l'hanno festeggiato: e non perché ha abbandonato la Formula 1, perché è stato veramente l'artefice di colui che ha cambiato il mondo dell'automobilismo dell sportivo, che poi sia stato rovinato per gli interessi, ma già c'erano allora gli interessi, non ti credere che Autogion, Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, ai tempi andassero così a giocare, eh, perché voleva dire eh, la prestazione voleva dire vendere una macchina in più al cliente Bobiese, al cliente Merzario, al cliente Francesco, cioè per fare business, Dovevi per fare vendere, lavoro. Sì, sì, sì. Eh, Eccleston, non avendo una fabbrica di automobili, qual era il suo prodotto? Era vendere fumo. E con gli sponsor vendeva le immagini e, e, e c'è riuscito e ha fatto guadagnare tutti, tutti questi banda di inglesi, e ripeto: banda di inglesi che come si suol dire quando uno è un poveraccio si dice alle toppe al culo? Quelli non avevano neanche quello, li ha fatti diventare tutti stramiliardari. Ti posso iniziare col dire: Ron Dennis eh, era il mio capo macchina, e capito? Quellen Williams era uno che guarda veramente forse c'è ancora qualcuno al polo nord che lo cerca, che gli deve dare qualche pound, e capisci, è arrivato fino ad avere il jet personale, poi per, per tenere in piedi la sua struttura, che è mega galattica come può essere quella della Ferrari, eh, l'ha venduto, ci cioè, ha dovuto ridimensionare. Però i soldi li ha è... fatti, cioè, capito? Tutti, e tu guarda Jackie Oliver, che aveva Laros, e, um, Jordan, Eddie Jordan. Eh, stracione, guarda dove è andato, cioè tutti, mentre una volta i, i ricchi erano le case, ma eh, si dice ricchi, ma non perché, perché Alfa Romeo, BRM, eh, non è che ci fosse un padrone, un titolare come poteva essere Ferrari, capito? Era una delle società, c'era un amministratore delegato, okay, eh, però... Guadagnavano tutti, capito? Ok, eh, italiani inglese inglesi situazione chiarita. Coi francesi, che forse non erano così numerosi come eh eh, no, però dopo sono arrivati eh, esatto. Come era? Com era? Con il danaro della Elf, che fece veramente una. Una scuola per i, per i, loro, per i loro piloti le ha, e ne ha cresciuti, credimi, dal Servos Gavin, a che poi purtroppo perse Nocchio come Helmut Marco, Marco in Austria, dovette ritirarsi Pescaro, Pescarolou, Pescaro. Beltoise, Sever Lafitte, Pro, guarda, e Pironi, e adesso non me ne voglia chi. Sì, mi sì, mema. però sono evidentemente tanti. Stato un periodo ma a questo punto stavano di più sulle come com'era francesi con italiani e francesi con inglesi, Sai, chi li sopportava meglio? Sai perché si sopportavano meglio? Era... meglio o peggio? Meglio, meglio. No, meglio. Gli italiani, ci sì. si si comportavano meglio con i francesi perché riuscivano a fare un mezzo di dialogo anche chi non sapeva le lingue era sai, solo una questione fai... di, di idioma gli inglesi invece <ride> e poi sono stronzi perché quando tu non sai una cosa fanno apposta a fare l'inglese mm. mentre invece vai in Stati Uniti se sei in difficoltà trovano io la prima volta sono andato in Stati Uniti su un taxi non sapendo bene dove dovevo andare e poi sai, anche, anche il pallido eh, ti diceva ah, Briccolino, mm. eh, spaghetti, pittagno, spaghetti esatto. eh. e ti cercava di aiutarti, l'inglese. Tu li avevi in Inghilterra, chiedevi una cosa, non gliela pronunciavi come loro vogliono, sarri. Ma anche i francesi sono sarri. così. Eh. Sì, cioè, sono i nostri cugini alpe che con tutta una storia di, di, di ripicche, e ancora adesso ce le abbiamo. E che Vabbè, allora dimmi: un inglese simpatico un antipatico, un francese simpatico e un antipatico. Uh, poi ti lascio riposare. Un eh, inglese simpatico io in pole position, te l'ho già citato prima, era Gramiglio, cioè io, io ti parlo okay. della mia epoca Sì, sì, dei cammino. tuoi, vogliamo sapere ecco. di quelli, invece eh, Antipatico? Antipatico ti era mai già detto? no, come me, parlo allora, come personaggi sì. del motorismo, come piloti, sì. e proprio Antipatico che era proprio sgradevole chi? E, era, era sgradevole, purtroppo non c'è più, e era Pearly, capito? David Pearly perché sai, era proprio sai io sono inglese eh, mm. per cui vi stavate am oh, sì. amabil am amabilmente sui coglioni francesi invece uno dei più <ride> simpatici eh, userei dire Jarier allora, che però eh, il suo modo di fare non ha avuto molta fortuna con, con i suoi simili francesi l'hanno sempre accantonato la mm -hmm. invece uno dei più duri era Pescarolo Pescherolo. duro ma anche antipatico? O, o... Eh ma sai forse l'antipatia è dovuta anche alla, al suo modo di, di con, con questa barba mm. eh, probabilmente perché a me non piacciono gli uomini con la barba sì eh, diciamo un po' un look severo sì, e austero allora, perché se adesso la barba ce l'hanno quasi tutti che a me non piace come i tatuaggi sai 40 anni fa un uomo con la barga vole, voleva essere individuato come mm -hmm. colui che eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. E ancora adesso lo fanno per quello, ma mm. questi pseudo. E mi fermo qua. Ok, <ride> questo è Arturo Mezzario e questo è Real F1. Fate una pausa e poi torniamo.